Mister, tutti negativi nel gruppo squadra, ci si avvicina al match di domenica con però la tegola Angiulli. Sì, purtroppo sì. Oggi è stato bello rivedere tutti quanti il gruppo unito a fare allenamento, era un numero quasi al completo. Purtroppo abbiamo avuto questa bruttissima notizia di Angiulli ieri, di Federico. Purtroppo adesso dobbiamo aspettare l'intervento e dopo l'intervento vediamo i tempi di recupero. Però perlomeno sappiamo almeno cosa deve fare, perché fino adesso navigavamo un attimo a vista, anche con Marco questo dolore che non andava via, ci diceva il nostro fisioterapista, e adesso almeno sappiamo quello che dobbiamo fare. Vi aspettate un ulteriore slittamento della ripresa? E se questo può essere un bene o un male a questo punto? No, dai, speriamo di giocare. I ragazzi ci stiamo allenando bene, siamo pronti e quindi speriamo di poter giocare, perché allenarsi senza avere l'obiettivo della domenica non è mai bello. Poi soprattutto adesso che adesso siamo tutti, stiamo riprendendo una buona condizione, quindi speriamo di giocare, poi dopo vediamo adesso quello che succede. Che Pinedo si aspetta dopo la pausa e il calciomercato? Ah, il Pineto già era una buona squadra anche prima, quindi adesso si è anche rinforzata, ha fatto un po' di calciomercato, abbiamo preso Cardella, però hanno preso anche loro un altro attaccante, quindi la ripartenza è un po' un'incognita per tutti, sia per noi che per loro. Sicuramente loro sono una buona squadra, un'ottima squadra, erano partiti con grandi ambizioni quest'anno, possono aver avuto delle difficoltà, ma sicuramente verranno a San Benedetto, tutti quelli che verranno a San Benedetto verranno a fare la partita, diciamo, della vita, però noi dobbiamo farci trovare pronti perché siamo la San Benedettese.